dalla scuola di cucina di Sara Lodi, sede unica, abbiamo avuto una splendida lezione sui dolci al cucchiaio, che non sono assolutamente facili da realizzare senza glutine e soprattutto senza latticini. Ma devo dire che abbiamo avuto ottimi risultati che vi voglio far vedere immediatamente. Bianco mangiare fatti con panna di mandorle, sciroppo di sambuco e farina di fiori di sambuco. E poi anche abbiamo dentro succo di melagrana, sono senza uova, il bianco mangiare senza uova, e abbiamo poi reso il contrasto con del pralinato di mandorle. Molto buoni, molto freschi, in realtà molto facili da fare con una salsa tirata sempre di melagrana e lampone. Abbiamo fatto un perfetto tiramisù. Questo è un tiramisù alla crema di zucca, siamo in stagione di zucca. Abbiamo fatto questa ganache alla zucca profumata al cardamomo e poi abbiamo la nostra meravigliosa panna di macadamia, che vi ricordo non contiene assolutamente olio, non contiene grassi di altro genere, proprio panna di macadamia, come deve essere una panna vegetale. Poi la decorazione finale, la finitura, è con nocciole pralinate. Vedete che bellini che sono, li abbiamo fatti in monoporzione, i vari strati con il pan di Spagna, anzi con la pasta savoiarda abbiamo utilizzato in questo caso. Ci sono gli strati di crema alla zucca e gli strati di panna con anche delle scaglie di cioccolato. Poi questa è una cosa molto nuova che abbiamo voluto preparare e ci è riuscita molto bene. Questa è una crème brûlée fatta con panna di macadamia, latte di mandorle pannoso, quello che facciamo noi, e poi niente, poi è stata caramellata al momento come si fa proprio con la crema, con la crème brûlée. Ha un profumo incredibile, con la qualità degli ingredienti che lavoriamo vengono dei dolci veramente che non hanno niente che invidiare col convenzionale. Ed ecco qui, questa è la New York Cheesecake, è esattamente uguale. La crosta è naturalmente senza glutine ed è più scura non perché sia bruciata, ma perché è fatta con i datteri e della frutta secca. È proprio la New York Cheesecake che si alza, poi si siede nel raffreddamento. Guardate che meraviglia! Naturalmente abbiamo usato il nostro latte pannoso di mandorle per realizzarla. Questa è una cheesecake a freddo vegana. È stata fatta con yogurt colato di mandorle pannoso, quello che facciamo noi. C'è uno strato sotto di frutta secca e datteri. L'interno vedete che è mélange con della polvere di lamponi. E poi abbiamo la gelée sempre di lamponi sopra e questa finitura alla frutta. È veramente una cosa speciale, anzi vorrei tagliarne un pezzettino ma poi dopo penso di sporcare tutto. Guardate, un dolce così lo presentate alla vostra famiglia, ai vostri amici, è vegano praticamente, è fantastico, è senza glutine, ma è la qualità degli ingredienti che fa la differenza. Come solito, la qualità degli ingredienti e soprattutto l'esperienza che ti può trasmettere una scuola professionale come la nostra, dove vieni alle lezioni e impari una moltitudine di informazioni che ti saranno utili per realizzare dolci come questi, ad esempio, perfetti a casa, oppure per realizzare dolci per una tua professione. Direi che siamo molto soddisfatti di questa giornata sui dolci al cucchiaio. Ci vediamo alla prossima lezione domani, è una lezione fantastica anche quella, ed è dedicata ai dolci della tradizione. Ci vediamo domani qui dalla Scuola di Cucina di Sara a Lodi. Ciao!